tutti ragazzi, io sono Lego Master e oggi siamo tornati qui con un nuovo video su Fortnite. Oggi è uscita la stagione 6 di Fortnite. Come potete vedere sono ancora a livello 1 perché non ho fatto neanche una partita. Oggi volevo andare a vedere con voi il pass battaglia e lo andremo anche ad acquistare. Quindi andiamo nel negozio oggetti. Qui scendiamo, oltre a tutte le skin scendiamo a pass battaglia, compra pass battaglia 950 in basta, no, compra aggiungibile, no, conferma acquisto. Ok, pass battaglia sbloccato, mi hanno già dato l'agente Genesi che andiamo subito ad equipaggiare e adesso andiamo a vedere le altre skin. Allora, come possiamo vedere già c'era l'agente Jonesy a livello 1, uno standard che non ci interessa, un altro spray, 100 V-Pack, una schermata di caricamento che c'è, penso sia Jonesy quello sullo schermo, non lo so, comunque dietro possiamo vedere la torre del punto 0, vabbè, un emote, questa bella spazzata. Va bene. Poi una musica che non dobbiamo vedere adesso. Questa schermata di caricamento molto molto bella. Un backpack che non mi piace tanto. Poi vabbè, un emoticon, 100 V-Buck, uno spray. Il dorso decorativo dell'agente Genesi, molto bello. Poi Lara Croft, bello, boh, non lo so. Poi questi picconi che sono sempre di della skin di prima. Poi questa scia che sono delle dinamiti quelle. Poi penso siano delle dinamiti quelle. Poi un emote. No, per difensi. Ok, 100 V-Buck. Questo è gratis. Sempre della skin di Lara Croft. Poi uno standard. Questo qui è lo stile di Lara Croft 25esimo anniversario. Poi questa copertura che è bellissima, a me piace tanto. Uno spray, un emoticon. Poi questo strumento di raccolta che non mi fa impazzire, però ce lo facciamo andare comunque. 100 V-Buck. Lo stile dello zaino da campo di Jonesy, che non cambia assolutamente niente. Questa skin Tarana non mi piace tantissimo. Il deltaplano penso sempre di quell'altra skin. Uno standard, un emote. Ah, va bene. Questa schermata di caricamento che dovrebbe essere Tarana con un lupo, che penso che ha ucciso il lupo. Poi uno zainetto con un... Ok, 100 V-Buck. Una scia che non mi piace. Poi abbiamo uno stile di Tarana. Lo strumento di raccolta sempre di Tarana. Questa copertura è molto bella. Poi uno spray, 100 V-Buck. Questa musica è troppo bella. Poi standard, schermata di caricamento del tablano, molto bello. Questo backpack, poi 100 V-Buck, questa scia troppo bella, sta scia,
poi se un altro stile dello zaino da campo di Jones, Rats, un costume, non mi piace, un emoticon, 100 V-Buck, tecnica di meditazione, va bene, questa scia bella, poi schermata di caricamento, dorso decorativo, zaino nuovo. Vabbè, questo standard, 100 V-Buck, ovolo, ok, un altro stile dello zaino da campo di Jonesy, Cocodè, una skin, bella, sì, più o meno. Poi queste mod non mi piace, uno spray, vabbè, strumento di raccolta, bello questo, vabbè, un emoticon, una copertura, non mi piace. Poi abbiamo lo stile dello zaino uovo succoso, 100 V-Buck, lo stile di Cocodè in versione blu, questa musica, ok, spray, strano, 100 V-Buck, un emoticon, questa copertura che è troppo bella con il punto zero animato, un altro stile dello zaino da campo di Jonesy, corvina rinata, va bene. Poi uno strumento di raccolta, ok, 100 V-Buck, questa schermata di caricamento che vediamo, corvina rinata, cos'è questo? Ah, proprio uno standard. Questo backpack è troppo, ah, che cosa fa? Beh, troppo bello questo backpack. Poi va bene, 100 V-Buck, uno stile, ah, ma questa è serie DC di Corvino, ok, questa copertura bella, sì, questa schermata di caricamento che vediamo la torre del punto zero, sempre ovviamente, questo standardo, questo bellissimo, banana dice no, uno spray, 100 V-Buck, questo dorso decorativo che è un po' troppo ingombrante, questa scia, uno spray, questo piccone bello, standard, emoticon, 100 V-Buck, e poi arriviamo al livello 100 che abbiamo assassino della buia, che non mi piace. E poi come secondo premio, questa seconda ricompensa, abbiamo la guardia della torre, se dovrebbe essere uno stile di quello di questa skin, non lo so, va bene. Poi abbiamo queste cose qui che si sbloccano completando delle sfide. Vediamo questo. Ah, poi abbiamo questa skin che dobbiamo raggiungere il livello 15 e completare degli incarichi epici. Questo è il 29, dobbiamo raggiungere. Ah, beh, ma sono gli stili, sono degli altri stili questi. Raggiungi il livello 61, raggiungi il livello 77. Questi qua si sbloccheranno in 43 giorni. E qui vorrei Neymar. Possibile che tra 43 giorni ci saranno le sfide per sbloccare Neymar. Molto molto probabile. Questo che cos'è? Ah, non ce la fanno vedere. Va bene. Poi qui abbiamo altre cose. Questo qui è un emote, un deltaplano.
uno stile di una skin, penso, quella di Neymar, no? Sì, perché sono le ricompense di Neymar, quindi sì. E niente, è finito qua. Questa stagione durerà fino all'8 giugno, quindi abbiamo tutto il tempo di arrivare a livello 100 e finire e comprendere tutte le skin del pass. Quindi questo video finisce qua, iscrivetevi al canale, lasciate un like a questo video e a tutti gli altri video, attivate anche la campanella per non perdervi nessun video, e direi che ci vediamo con un prossimo video che uscirà sempre o direttamente oggi o domani, dove andremo a vedere un po' la mappa e a fare la prima vittoria reale, se ci riusciamo. Quindi da Lego Master è tutto e noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao!